Sorride il notaresco che batte il Castelnuovo per 3-0 e fa suo il derby del Vomano. Tra i rossoblù esordio stagionale per Buonavoglia che sostituisce l'assente Banegas, tra i neroverdi Emili agisce da falso 9 per sopperire all'assenza di Fagioli. A provare ad aprire la contesa il Castelnuovo con una punizione di Loviso dalla distanza, ma la conclusione verso la porta di Sciba non sortisce gli effetti sperati. Difficoltà iniziali per il notaresco che non riesce ad aprire le maglie difensive della formazione nero-verde. Il Castelnuovo, in costante proiezione offensiva, però non riesce a creare pericoli dalle parti del portiere del notaresco. La contesa si fa più godibile dopo la mezz'ora, quando è il notaresco a passare in vantaggio. Palumbo entra in area di rigore e, dopo aver superato Terrenzio, va giù. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e concede il penalty tra le accese proteste nero-verdi. L'esecuzione è affidata a Dolcese, che spiazza Natale mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. La reazione del Castelnuovo arriva nel giro di pochi minuti con San Severino, che in area di rigore prova la conclusione in porta con la punta del piede, sfera indirizzata nel 7, ma è superlativa la risposta di Sciba, che mette in corner. Opaca la prova del notaresco in questi primi 45 minuti, ma la formazione di Massimo Epifani oggi fa del cinismo l'arma vincente. Al 45esimo raddoppia sempre Palumbo, oggi sugli scudi dal lato corto dell'area di rigore, serve un pallone velenoso sul secondo palo, dove per l'appostato Speranza, rimasto in avanti dopo un'azione d'angolo e gioco da ragazzi, mettere in rete. Ad inizio ripresa Di Fabio prova a scuotere i suoi mandando in campo Cellucci e D'Ignazio in luogo di Basilico e Morganti, ma i risultati non cambiano perché la formazione ospite, seppur avendo un maggior possesso palla, non riesce ad impensierire la retroguardia notareschina, come al 28esimo, quando Croce prova una conclusione dall'alto coefficiente di difficoltà con la sfera che termina al lato. Stessa sorte per la conclusione di Emili qualche minuto più tardi. Loviso e compagni non attraversano il loro momento migliore della stagione, la conferma arriva al 35esimo, quando Di Ruocco dal limite dell'area di rigore fa tremare l'incrocio dei pali della porta difesa da Sciba. Poi, sul capovolgimento di fronte, Bana se ne va sul settore di destra, serve la sfera a Mancini che dal centro dell'area di rigore non fallisce il gol del 3-0. Il Castelnuovo le prova tutte, ma non riesce a scardinare la retroguardia rosso-blu. Al triplice fischio finale, gioia notaresco che fa su il derby e accorcia sul campo basso, portandosi a sole due lunghezze dai molisani, con le stesse partite da recuperare. Mentre per la squadra di Guido Di Fabio, ora sarà fondamentale tornare alla vittoria contro la Cinzia Albalonga per non vanificare il sogno playoff. Siamo stati cinici sicuramente, e questa è una notizia molto importante per noi, perché tante altre partite abbiamo creato talmente tante palle gol e abbiamo fatto anche fatica a segnare. Oggi credo che è stata una partita bella, e abbiamo fatto anche noi possesso, non l'ha fatto solo il Castelnuovo, e è logico che gli eventi della partita poi possono sembrare che hanno fatto più possesso loro, perché siamo andati in vantaggio, poi l'abbiamo raddoppiato, è logico che la partita, l'inerzia passa dalla parte nostra, loro hanno provato a cercare di accorciare le distanze per cercare di aprire il match, però credo che oggi abbiamo fatto una grande partita, bella, intensa, contro una squadra che bisogna fare i complimenti per quello che stanno facendo, ma io lo sto dicendo all'inizio dell'anno, ed era una partita molto pericolosa, perché è un derby, perché è una partita sentita e perché è una partita che si gioca con due squadre che stanno facendo un grande campionato. La classifica dice che siete a meno 2 dal campo basso con le stesse partite da recuperare, un campionato che si riapre da capo. Ma è quello che speravamo, e noi dobbiamo giocare partita dopo partita, credere molto dopo la partita oggi, credere ancora di più di lottare fino alla fine. Sicuramente il campionato è ancora lunghissimo, e ci sono ancora tante partite insidiose sia per noi che sia per il campo basso, e noi ce la giochiamo, cercheremo di dargli filo da torcere fino alla fine, e se ci riusciamo siamo tutti contenti, ma ce la metteremo tutta. È un periodo negativo, però c'è tanta sfortuna, perché se pensiamo che prima del gol del 3-0 è arrivato l'incrocio dei pali preso da Di Ruocco a fotografare il momento della sua squadra. No, io devo dire che, appunto, al di là del risultato sono molto contento della prestazione che hanno fatto i miei ragazzi, perché avevo chiesto un po' di cattiveria agonistica in più, che nelle ultime partite forse c'era venuta meno, e sotto questo aspetto la mia squadra non è mancata. Ho rivisto la squadra cattiva di inizio stagione, quindi sono detto, mi dispiace per il risultato, che secondo me è stato condizionato molto dal
primo rigore che era un fallo su di noi e l'arbitro ha invertito il fallo. Io non mi attacco mai a queste cose perché penso sempre di non dare alibi ai miei giocatori, però in una partita così equilibrata sicuramente ha fatto la differenza. Sono entrato dentro lo spogliatoio, ho chiesto proprio ai ragazzi di tenere la testa alta perché la prestazione è stata di un certo tipo, solamente gli episodi diciamo, l'hanno fatta volgere dall'altra parte, però la squadra che ha lottato fino alla fine ci ha creduto di riaprirla fino alla fine, ha preso la traversa, ha avuto altre occasioni, quindi va bene così, ci dispiace aver perso questa partita, però la strada è quella giusta, ritorneremo a essere quelli di inizio stagione.